Quest'oggi si parla di un capolavoro. Ebbene sì, ho scelto che ogni 10 puntate di questa serie porterò un film o una serie che secondo me sono tra i best seller, ok? Purtroppo Invincible è arrivato prima di questa mia idea, ma sappiate che comunque anche Invincible io lo metterei tra i best seller, quindi ve lo dico. Comunque, benvenuti nella prima puntata recensione più doppiaggio, in cui parlo appunto di questi... in cui recensisco dei prodotti e poi li porto a doppiaggio. Bestseller. Indovinate di che parlo? Sì, sì, proprio di quella. La serie delle serie. La serie Prime Video che ha sfondato i culi a tutti quanti. Che da poco è uscito l'ultimo episodio. Che ha fatto tutti quanti impazzire, in cui c'è anche un personaggio del Signore degli Anelli. Sto parlando proprio di quella. The Boys. The Boys è arrivata alla terza stagione. Io l'ho seguita dal primo momento in cui è uscita, puntata per puntata, senza perdermene neanche una, anno per anno. E posso dirvi che... per me è fantastica. Trama, per chi non la conoscesse, parla di praticamente questi boys, appunto, che sono una squadra contro i supereroi, perché in questo universo i supereroi sono dei super coglioni. Gente che comunque si comporta esattamente come i politici d'oggi, quindi che va a fare festini, orgie e cose varie, e si droga, quello che cazzo è, e nel frattempo però, avendo naturalmente dei superpoteri, fanno molto più casini dei politici d'oggi, credo, perché insomma pure i politici d'oggi non è che scherzano. Questa è la trama, e la trama appunto sono questi boys che devono fermare questi pazzi, tra cui il più wow proprio di tutti quanti è Patriota, il capo di tutti, che è praticamente Superman ma in versione sì cazzo, viva le armi, sì cazzo, bastardi, ah, lo sanno tutti che i neri sono quelli che fanno più crimini, cose del genere, più o meno. Stiamo là. E è anche un pelino nazista confronto gli altri, perché tipo lui è convinto di essere superiore, di essere il dio, quindi, e la sua razza, che sono i super tra virgolette razza, dovrebbe essere secondo lui superiore, quindi è un po' Salvini, vedi. Secondo me comunque la trama è particolarmente simpatica, perché appunto ti fa vedere anche i supereroi sono umani. Come molte volte noi pensiamo al supereroe come se fosse l'essere perfetto, quello da raggiungere e tutto il resto, quando invece nella vita reale, parliamone, io la prima cosa che farei se avessi un superpotere è andarmi a fregare tutti i soldi da una banca, così poi faccio quello che cazzo mi pare. Di sicuro non è andare a salvare le persone, lo ammetto, come penso quasi chiunque. Quindi questa cosa è particolarmente carina, ci sta, e loro vengono diciamo idolatrati anche come influencer, quindi... tutto si muove in base al riscontro che hanno con il pubblico, a quanta gente dà i soldi, quindi sono anche molto capitalisti. Trama, genialata, inutile dire, voto 10. Perché per me è proprio... cazzo, portare qualcosa di nuovo, fatto bene e portato meglio, cazzo. Cioè, meglio di così per me non si può. Personaggi. Allora, i personaggi sono tanti, quindi non posso più dirveli tutti perché sennò affittiamo domani. Quindi vi dirò i tre principali, dai. Patriota, Yui e Butcher. Butcher, persona che ha avuto, diciamo, sfiga nella vita in tutto e per tutto. Menato dal padre, ha perso il fratello perché si è suicidato perché il padre lo menava. La moglie che lavorava alla Vault, dove stanno appunto questi supereroi, è sparita e Patriota, da quel che si vede dai video, l'ha stuprata. Insomma, c'ha i suoi motivi per avercela con i supereroi. Yui invece è diciamo il protagonista iniziale, quindi il ragazzo che non c'entra un cazzo, così, sta in giro con la sua ragazza e A-Train, che è praticamente il Flash di turno, passa a velocità tipo della Madonna addosso alla ragazza e quindi la fa esplodere in mille pezzi perché viene colpita da un oggetto a velocità della luce e lui rimane con la mano della ragazza qui proprio come un cretino sul marciapiede.
E questo lo farà portare appunto ad avere una vendetta contro la Volt. Patriota invece, come ho detto, pazzo sfegatato, vuole essere amato, ma puntualmente viene messo in discussione dai The Boys. Quindi vorrebbe cercare di non perdere la sua immagine. Quindi la difficoltà di Patriota è questa. È legato moralmente dall'ucciderli, perché non fisicamente, ci metterebbe un attimo. Mentre loro, a uccidere Patriota, sono legati fisicamente, perché non hanno il potere per farlo. Ma non gliene frega un cazzo della morale. Ci sono anche vari personaggi, non vi dico che cazzo sono, comunque sono tutti quanti anche importanti e sviluppati benissimo, ve lo prometto. Anche qui, secondo me, no, anzi, qui dai... No, sì, sempre 10, ma il capolavoro si deve prendere la lode. E qui ne parliamo, ok? Comunque il capolavoro non vuol dire che sia un capolavoro solo per me, eh? Ma potrei anche fare quelle puntate in cui smentisco i capolavori. Quindi magari parlare di un Breaking Bad e buttarvelo giù. Passiamo all'obiettivo. L'obiettivo secondo me era portare qualcosa di nuovo con i supereroi. Qualcosa che portasse la gente a cambiare visione dei supereroi. E sicuramente ci è riuscito al 100%. Quindi 10 anche qui. The Boys. Voto finale. Si merita la lode? Secondo me è presto per dirlo. Ma attualmente ho i dubbi. Perché, vista la terza stagione in cui, vi dico, finisce con... appunto delle cose che mi hanno fatto solamente sembrare che vogliono portarla avanti ancora, quando invece sarebbe potuta tranquillamente finire ed essere il capolavoro del secolo, io vi direi di sì alla lode, ma prendetela con le pinze, vedremo come continuerà, perché cioè è esattamente la stessa cosa che avrei fatto con The Walking Dead alla terza stagione, e poi parlerò anche di quello. Vi avrei detto che è un capolavoro, ma poi vediamo, perché se si arriva a fare 10 stagioni in cui poi ci si perde praticamente in 10.000 cose uguali e noia, beh, assolutamente no. Però la lode gliela do, attenzione, perché questa è una cosa mia. Per adesso la lode gliela do, poi vedremo nelle prossime stagioni quando uscirà, farò la recensione. Gliela do perché... è totalmente politically scorrect, proprio scorretto. Che non si dice scorretto, ma non me ne frega un cazzo. Non gliene frega una merda, ok? Di chi è nero, chi è gay, chi è lei, quello che cazzo gli pare. Lì viene proprio mandato a fanculo il politically correct. E questo, per me, per ora, fa togliere quel dubbio di mezzo e dire, vabbè sì, è un capolavoro, fanculo. Quindi ci vediamo al prossimo video, comunque la recensione è finita qui, vi invito a vedere le altre recensioni e di aspettare il doppiaggio venerdì.